Continuano gli incontri tra i candidati a sindaco del comune di Melito di Porto Salvo e i cittadini. Questa volta i tre candidati, Giovanni Marino della lista Melito Cambia, Carmelo Minniti per la lista Una città da cambiare e Giuseppe Meduri per la lista Melito nel cuore, si sono incontrati con il comitato di quartiere Frazioni Pilati di Melito di Porto Salvo. Nel corso dell'incontro, moderato da Nuccio Borruto a nome e per conto del comitato, i tre candidati a sindaco, Giovanni Marino, Carmelo Minniti e Giuseppe Meduri, hanno risposto a 10 domande su viabilità e servizi di pubblica utilità. Le proposte del comitato di quartiere Frazione Pilati di Melito di Porto Salvo sono state recepite e tutte e tre i candidati si sono singolarmente impegnati a dare risposte concrete e immediate una volta eletti. In sintesi, le richieste del comitato del quartiere Pilati si possono riassumere così. Sul tema della viabilità è stato richiesto la pavimentazione della strada Oreste Mandalari, via Umberto Boccioni, via Battaglia e poi Giuseppe Gaetano, accesso a, in terra battuta alla chiesa. Inoltre la creazione di una rotatoria sullo svincolo della superstrada lato Arcina, attualmente pericolosa come ingresso sulla superstrada, e poi l'installazione di dossi artificiali via principale per la limitazione della velocità. Ed ancora la ristrutturazione del ponte di Pilati, per il quale urge la messa in sicurezza per il pericolo di caduta calcinacci. Mentre per i servizi di utilità pubblica il comitato ha richiesto il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica e la messa in sicurezza, nonché l'individuazione dell'area per realizzare una piazzetta pubblica e un'area ricreativa per i giovani, poi il controllo dei cassonetti dell'immondizia lato ponte di Pilati, dove c'è una discarica abusiva per spacci di pesce e macellerie. Lì si propone addirittura, il comitato ha proposto, un sistema di videosorveglianza in attesa di una eliminazione definitiva del problema. Ed ancora sulla pulizia delle strade, provvedimenti per terreni incustoditi a rischio incendi ed animali nocivi in area urbana. Un altro punto discusso è stato quello delle vie d'accesso al mare, cioè la pavimentazione di Ettore Maiorana con manutenzione stagionale e collegamento rete fognaria comunale nella zona alta di San Leo. Alla fine il comitato ha chiesto di rendere funzionale il corpo della Polizia Municipale per la sorveglianza di vario genere. Alla fine dell'incontro, molto partecipato e sentito, i candidati hanno sottoscritto una sorta di patto, un impegno insomma da rispettare. Siccome tutti hanno detto di condividere e si sono impegnati personalmente a dare risposte concrete su tutte le problematiche esposte, le proposte del comitato, non ci resta che attendere dopo il 31 maggio per verificare e distinguere quali sono le promesse elettorali e quali invece saranno quelle mantenute. Se noi vinceremo le elezioni, caro Nuccio, abbiamo come dire, il desiderio, anche il sogno, scusate non l'arroganza, ma potrebbe apparire così, che noi vogliamo vincere le elezioni tutti i giorni a seguire dal primo di giugno. Noi non siamo appassionati o innamorati di una poltrona, siamo disponibili, ci siamo resi disponibili con tanto sacrificio personale di servire questo paese, e noi ce la metteremo tutta, tutto il nostro impegno. Non basta l'impegno per amministrare un paese, ci vuole la capacità, ci vogliono delle competenze che io credo di avere, e perciò noi riteniamo che è giusto inseguire il consenso tutti i giorni. Noi non ci chiuderemo dietro una scrivania perché vogliamo fare il sindaco a tutti i costi. Personalmente ritengo che sia un grande sacrificio per me, per la mia vita, per il come ho organizzato la mia vita, fare il sindaco. Non me l'ha chiesto nessuno, diciamo,
non me l'ha ordinato il dottore candidarmi, ho scelto di candidarmi, se farò il sindaco lo farò solo per 5 anni, quindi non assumerò, come dire, decisioni campanilistiche, elettoralistiche, perché poi devo prendere il secondo mandato, e quindi io pretendo che il nostro comportamento, mio e di tutta la mia giunta eventualmente, sia incentrata sul consenso di tutti i giorni. Perciò vi ringrazio di questa partecipazione. Noi abbiamo assemblato la squadra di Merito del Cuore con l'obiettivo di tirare fuori dal pantano, dall'emergenza, dall'eccezionalità in cui purtroppo Merito si è venuta a ficcare a seguito del terzo scioglimento per mafia, con due obiettivi. Il primo è quello mai più commissario a Merito. Il secondo è quello di, diciamo, andare ad eliminare completamente quella cappa che purtroppo, per chi ha modo di girare fuori da Merito, fuori provincia, fuori regione, vede Merito come paese esclusivamente di 'ndrangheta. Non è così e non deve essere così. Noi abbiamo inteso formare una squadra su un programma, diciamo, fruibile e in continua evoluzione, aperto al contributo di tutti, ma di tutti coloro che hanno veramente al cuore la nostra Merito. Noi accettiamo, chiediamo quotidianamente da qua a fino a che il Signore ci lascia, quindi ho detto lo spazio temporale da qua alla tomba per noi, e qualsiasi suggerimento, qualsiasi apporto ci viene dato, naturalmente è un apporto che noi, per quale noi possiamo dire soltanto grazie. Lo abbiamo chiesto noi, non lo rifiuteremo, anzi lo rincorriamo quotidianamente con l'obiettivo soltanto di avere un futuro per noi, per quelli più grandi di noi e per i nostri piccoli che sono il nostro futuro, migliore a Merito, e questo Merito è quello che conta, è quello che noi cerchiamo. Mi vorrei ricollegare a quanto ha detto il Presidente del Comitato, a quanto ha detto Nuccio. Lui ha parlato di cambiamento, dell'ultima possibilità per il cambiamento, perché poi la credibilità della politica potrebbe avere un colpo mortale. Ora, voi le liste le conoscete, le avete scorse probabilmente tutte, se conoscete mai i nomi dei candidati uno per uno. Allora, se dobbiamo parlare di cambiamento, l'unica lista che può cambiare veramente le cose è la nostra. Non me ne vogliono i candidati, ma l'unica lista che può cambiare le cose. Basta guardare, le altre liste sono infaccite, voglio dire, di candidati o comunque di persone vicine ai candidati che hanno già... Adesso non entriamo a rifugiare, no, perché adesso si è andato a rifugiare. Io però, questa... è chiaro che ognuno porta acqua a qualcuno, sì, è legittimo, amore, dai. Ma no, invece non aver detto nulla di offensivo, non si tratta... sinceramente, noi siamo veramente il cambiamento semplicemente perché nessuno di noi ha mai amministrato prima. Le altre liste hanno degli amministratori che hanno amministrato. Penso di non aver detto nulla di falso. Quindi bisogna vedere se gli altri che debbono essere eletti saranno poi eletti o no. Sì, appunto dico. Guardate, noi pensiamo sicuramente non abbiamo avuto. Allora, io non voglio fare. Non mi sono sentito colpito da questa battuta, ma se non ho fatto mai politica nemmeno. Al vecchio passato, a quella di Prima Repubblica che dicevo io, ti do pienamente ragione. Adesso hai di fronte delle persone, voglio dire, insindacabili. Io ne abbiamo tutti i candidati, intendo. Poi personalmente uno la può pensare come vuole, cioè, siamo qui per il giudizio della gente del 31 di maggio. Però se vogliamo fare abbiamo un ring. Siamo stati dall'inizio della campagna elettorale, c'è stato molto tempo. È lui che è arrivato dopo il signor. Ok. Penso che abbiamo abbondantemente. Thank you.